Do you remember? Man of September. Ciao bello, sono Lorenzo e siamo su un video particolare perché vorrei cominciare una nuova serie che probabilmente durerà 2-3 episodi, conoscendomi, no, vabbè, non è detto, in cui vorrei fare la Fashion League, non so come chiamarlo perché Fashion League già mi sa che è stato usato. E benvenuto al primo episodio di Lauridis Fashion. Che suona male. No, Fashion Lauridis, no, dobbiamo chiamarla Fashion League, Rocket Fashion, non lo so, la chiamiamo le macchine belle di Lauridis, a posto. Allora facciamo così, che poi non è vero che saranno le macchine belle di Rocket League, lo chiamiamo così, la serie, le macchine belle di Rocket League, sarà un po' lungo da mettere su YouTube. Iniziamo con quello che mi hanno chiesto in molti, ovvero come sono le mie macchine. Quella l'Octane principale, quella che conoscono un po' tutti, ovvero io e mia madre, è questa qua. Per farti vedere bene, magari mettiamo le opzioni video, quelle che servono per far vedere il gioco figo, che sarebbero... Ok, ho messo le impostazioni al massimo, così le impostazioni grafiche, intendo, così vedi la macchina nel suo massimo splendore. La mia macchina principale, diciamo principale tra virgolette, intendo come stile per l'Octane, è sempre stata questa, quella sempre vista nei video. Ed è cos'è? Allora, la Decol è la Scisa, semplicissima. I colori sono Metallic Pier, ovvero metallico perlizzato, come è chiamato in Italia, non lo so. È muro, che sarebbe lunare in Italia, non l'hanno tradotto, roccia di luna, non lo so come l'hanno tradotto. Comunque l'effetto del disegnino è muro, che effetto di luna, vabbè, c'è che luna e c'è là. I colori sono questo, se te lo faccio vedere, è questo il secondario. Le ruote sono le Apex Viola, molto carine, molto carine, molto carine. Il boost è lo Standard Purple, semplicissimo. Niente cappelli, niente antenne. Come scia uso la Binary Cobalto, quella che ho trovato nelle casse nell'altro opening pack, quello che ho fatto in questo mese pure. E che ci sta molto bene. Prima di questo usavo il lighting, ci sta pure bene, quello fulmini. Se non ne vuoi comprare, quello classico va benissimo. Cioè se non ne hai, quello classico va pure benissimo, ci sta bene. Con l'arancione invece cambia completamente. Abbiamo come Decol la Slimeline bianca, che non so come si chiama in italiano. Colori sono questo qua. E come secondario ho messo un piccolo grigio che riprende le ruote. Se non ti piace metti la tuta bianca, può stare anche meglio. Ho preferito cambiare un po'. Ruote sono le Nipper arancioni, che stanno molto molto bene. Standard classico come boost, che è arancione. E come scia la Friction. Queste sono le due macchine, tra virgolette, principali, quelle che ho sempre usato nei video solitamente. Oh mio Dio, ragazzi, con tutti gli effetti non ci sono abituato a giocarlo. Che casino. Troppe cose a schermo. Se vuoi un consiglio, anche se non, se non ti piace togliere gli effetti, basta togliere questo e già cambia tantissimo nel gioco. Depth of Field. E queste sono le due macchine principali. Ora andiamo all'altra Octane che ho fatto ultimamente, che è pure mucha carina. O muy muy carina, dipende se sei lo spagnolo o no. E questa è l'altra, questa è rossa e questa è quella blu. Cominciamo con quella rossa, in cui abbiamo la Scisa, normalissima, per entrambe. E per quella rossa abbiamo colore rosso, rosso scuro, che è danneggiato dal sole, questa è la vernice. Mentre questa qua è anodizzata ed è un arancione chiaro, che è chiaro, molto chiaro. Anodizzata perché se no cambia colore, vedi? Serve anodizzata per prendere il colore delle Reaper, che sono le ruote che sto usando qui. Perché le Reaper, nonostante siano molto banali come ruote, stanno molto bene sull'Octane. Perché il copertone è pure molto bello da vedere. E il cerchione è figo. Il boost è lo standard giallo. E come scia ho messo la Season Gold, la Season 4 Gold. Se non ce l'hai, perché non giocavi in Season 4, ci puoi mettere la Friction magari, l'Otrox, una di queste puoi metterci, puoi vedere tu. Mentre per quella blu, il colore è questo strano azzurro, non lo so che colore è, tra azzurro e verde acqua, verde marino, non lo so, è più un turchè, non lo so che colore è, ed è matte. Non mi ricordo se è matte è tradotto o no. In editing comunque penso di mettere in sovraimpressione come si chiama in italiano. Mentre la Decol è metallico... che sarebbe metallico rigato, non lo so come lo chiamano in italiano, non ne ho idea. Le ruote sono sempre le Reaper e il boost è lo standard giallo. Di questa non sono contentissimo, mi piace, però preferisco tanto questa perché è particolare. Nessuno usa la roccia qua come Decol, quindi mi piace come effetto anche in training. Vedi, le ruote mi piacciono tantissimo sull'Octane, ci stanno veramente bene. Mentre per la Dominus sono semplicissimo perché uso semplicemente nessuna di Decol per entrambe. La vernice è sempre la Pearlescent Matte. E poi il secondo Glossy. I colori sono viola, scurissimo e viene un po' più chiaro.
Per il rosso sono rosso scuro, però non quello più scuro di tutti, e il nero. Le ruote sono le Photon, che sono le ruote che mi piacciono di più per la Dominus, e le ho tutte perché tempo fa ci ho messo un po' a farmi la collezione, perché non le vende nessuno, perché non, a nessuno piacciono e non le usa nessuno. E comunque sono le Photon viola e rosse. Come boost uso sia lo standard viola che rosso, questo l'ho comprato. E come scia uso per tutte e due quella di Halloween, che è molto... cioè non lo so, era di Halloween questa, sì. Sì, sì, dovrebbe essere quella di Halloween. E questo è tutto per le tre macchine che uso di solito, cioè so... principalmente ho messo usando l'Octane, sto cercando di diventare un po' più bravo con l'Octane. Però la Dominus è la macchina principale, rimarrà sempre nel cuore. La Dominus è bella. Bella macchina la Dominus. E quindi questo è tutto per quanto riguarda il mio garage. Fammi sapere se vuoi che questa serie si allarghi. Esempio, diventa proprio le macchine belle di Rocket League. Vado a cercare di macchine magari che non costino troppo, oppure macchine super costose da far vedere, che ovviamente con un'Alpha Console, perché non tutti questi soldi a spendere in oggetti. Oppure, ancora più carino, potrei aprire una sezione su Discord in cui mandate voi la foto delle vostre macchine con la spiegazione di come sono fatte, e ogni tot di tempo eleggiamo il vincitore. Sarebbe carina come idea, fammi sapere se ti piace e quale tra le tre preferisci. Quindi fammi sapere cosa ne pensi con un commento qui sotto. Spero che il video ti sia un po' piaciuto, ti abbia un po' intrattenuto, e fammi sapere veramente se la serie ti piace o no. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao. I just can't